Dopo gli internazionali d'Italia è partito lo scorso weekend a Losail, in Qatar, il Mondiale Motocross 2014. Non è stato un round fortunato per i colori italiani. Tony Cairoli, campione del mondo in carica, è stato condizionato dal dolore alla caviglia dell'infortunio di Montevarchi e non è riuscito a dare il massimo. Nonostante questo, però, il pilota di Patti non ha mollato, ottenendo il terzo posto finale nella classifica di giornata della nuova classe MXGP, grazie al secondo posto in gara 1 e al terzo in gara 2. La vittoria in Qatar è andata al francese Gauthier Poulain, terzo in gara 1 e primo in gara 2, seguito sul podio da Max Nagel, dominatore di gara 1. Più attardati gli altri italiani, con David Philippeyers dodicesimo, che nonostante la grinta mostrata paga il gap tecnico con le moto ufficiali. Pronostici rispettati invece nella MX2, con Erlings che porta a casa la vittoria di GP dopo il secondo posto in gara 1 e il trionfo in gara 2, seguito in classifica generale da Dean Ferrandis e Romain Fèvre. Solo quattordicesimo Alessandro Lupino, che potrà rifarsi già la prossima settimana con il secondo round mondiale in Thailandia.